Buongiorno. Buongiorno, don Ernè. Cominciata la giornata, no? Bello stamattina. Perché? Ma dico proprio tutto bello, un bel abitino fresco, cagne e scagne, capito? È bravo. Cagne e scagne. Cagne e scagne, hai visto quella cosa? Uno spuzzone di stoffa, vedi che... La fatta, tu dai scuoli della città. L'hai fatta, sta puntata a casa, ma apposta. A me tiene sempre una capra, ci ha visto via, non sto bene. È una festa, un matrimonio. Un matrimonio, non sto bene, è un funerale. Un funerale. Oh. E che si mi coppa la faccia? Chi è morto? E mo che faccia rispondere? Volgarmente stai dicendo i posti, non signore? No, ma scusa. A me non mi è morto nessuno, per grazie di Dio, è un parente, è un amico. Tu ricorda? Omicenzo custodore, chi le coppa ascese? Omicenzo? Coppa stella? Non lo ricordo. Sì, forse mi ricordo. Facevo sorta. Ah, sì. E niente, se blilla, fuori vasce sui, cos'hanno, come tutti i giorni. Ma quanti anni fa? Non faccio proprio. Ma grazie a Dio, tenevo 96 anni. 96 anni? E così vanno. Ma chi lo poteva costare? Una di 100 anni, Leonardo. Oggi la vita si è allungata. Bravo artigiano. Leonardo. Quando sente robe lungate e cortezze, ma quello si diverte con poco. Come è morto? Quello Steven, grazie a Dio, povero Dio, poteva camminare 100 anni, come ti dicevo, perché la vita si è allungata e non ridere. La vita si è allungata e un povero Ucchiarello poteva, aveva voglia di campare. Se ieri non passavano qua un cielo, tutto su di giri, capito? Non l'ha vista proprio, fuori qua e l'ha schiattata in faccia, no? Sì, voglio sono tremendi questi ragazzi. Corrono. Mannaggia la miseria, corrono con mie pazze, è incredibile. A scuola guida imparano solo a correre, capito? Non ci capito, ma non hanno fatto... Io a me mi ricordo, a scuola guida appena mi ricetta a centro sul freno. Ma chi si caga ci riescono, sulla destra sta l'acceleratore. Ma poi non ci capito, hanno fatto una nuova legge, la patente appunto, com'è sta patente appunto? Allora ma vedi pure io. La patente appunto, quello significa che praticamente ogni incidente ogni incidente, si hanno dei punti di penalizzazione. Secondo dei punti che ha un ospedale, cioè com'è, non è... Così dovrebbe essere, invece no, sono... quando più incidenti fai, più crescono i punti, okay. Arrivata a un tetto... Telefonava. Ma è una tragedia in casa. Sa come il venerdì, si abbia a parlare con il sabato a Nasci, le discoteche, tutto questo bordello qua. Il problema non sono che discoteche, don Ernè, quello è il problema che le case pigliano le discoteche. Mia mamma ha un problema con mio fratello che voi non avete proprio idea, quando meno lo sabato, che la povera vecchia si mette vicino a quella finestra e aspetta. Fino a quando non lo vede tornare e poi si va a mettere un'altra volta rindolietta per far vedere che essere non lo spettacolo. Onestamente dobbiamo, no, perché voglio proteggere i giovani, a volte fanno gli incidenti, anche perché queste maledette strade che il comune non fa mai niente, tutte queste strade risossate, non si capisce? Strade risossate. Non so, strade chiene di polpo praticamente. Rassettata. E com'è bello tutti e due, niente meno che avevo potuto presentare a un quiz della lingua italiana. Quando uno si vuole scordare l'italiano, ha da parlare con voi. Che state scassate? Rassettate, che tu che ritte. Rassettate. In italiano. Dissestate. Struccio l'epulo, dissestate. Che sei italiano, hai capito? Ma tenete l'enciclopedia a casa, a tiene. Oh, mi tengo a tre scimmie, come si chiama? Tre cani. E poi tengo pure lo zingariello. Lo zingariello? Chi ti porta fortuna? Chi ne danno i bigliettini? Oh, lo fabbolari, che stanno tutti... Oh, zingarelli, disgraziato, ma proprio tu Dante stai appiccicato proprio. Ma che t'ha fatto Dante che lo tratti così? Vabbè, io volevo venire incontro perché pure io tengo problemi a casa, che il mio figlio... A me quello che il problema è mia moglie, come fa venire l'anzi. Perché ha cominciato a fare... E che chi sta ancora dato no? E a che ora torna? A che ora ci telefonate? E non ha risposto nessuno, ma ha risposto una signorina, Maronna, ma chi se come corrono questi vogliono? Ma perché che t'ha detto questa signorina? Ha detto che non è raggiungibile. Cretino, ha detto io, come non è raggiungibile? Quindi me ne costava pure la telecom. Ma irraggiungibile, perché chi è signorante? Ma meraviglia tua moglie, capito? Perché tu sei ignorante, io lo sapevo. Ma come è irraggiungibile un vogliono sotto? Le discoteche di solito che fanno sotto i scandinati, non si prende bene il segnale, allora è irraggiungibile il segnale. No, vogliono che corre, hai capito? No, telefonini però, ma non studa, ma poi anche se utenano appicciati, poi vogliono con tutto il rumore. Niente meno che io una sera, mia moglie ha cominciato a fare Maroni, chi sono donna, come fa? Fosse successo qua, non si intende la giornata, e stiamo la dentro, mi già facette giù, pigliamo, lo pigiamo, un tetto così, e maniette, camminai ora, ci cavolo incontro, a un certo punto niente, ma arriva una telefonata e mia moglie fa,
No, no, dai, c'è la palla, non può passare.